Siamo ad Atina, siamo col dottor Silvio Mancini, è il sindaco di questo bellissimo paese. Sindaco, una perla in mezzo a questa vallata verde stupenda. Cos'è questo centro per il paese? Questo centro è la punta di eccellenza che noi abbiamo qui ad Atina, ma in Valle di Gomino, perché Atina poi è inquadrata in tutta la valle, questi 10-12 comuni che sono attorno ad Atina, e quindi facciamo una unica unità, intendiamo, quindi è a servizio di tutta la regione sostanzialmente. Quindi questo impianto per noi è un motivo di orgoglio, perché con Fabio Tamburrini, che ha dedicato tutte le sue forze a migliorare questo impianto, per noi è veramente un motivo di orgoglio avere qui ad Atina queste manifestazioni. Poi sono manifestazioni di altissimo livello, quindi siamo veramente soddisfatti di questa manifestazione e di questo centro. Questo centro ippico che si ingrandirà sempre di più. Sì, abbiamo in animo così, insieme con l'associazione ippica, quindi con Fabio, abbiamo in animo di ampliarlo, quindi fare anche altri impianti laterali a questo già esistente, quindi per poter accogliere manifestazioni sempre più importanti a livello nazionale. Quindi speriamo, abbiamo il consenso un po' di tutti quanti, quindi prossimamente andremo avanti su questa direzione. È un punto di riferimento per i Cavalieri del Centro-Sud. Sì, è un punto di riferimento dalla Sicilia al Lazio, sostanzialmente è diventato ormai un punto di riferimento, e noi proprio per questo aspetto cerchiamo di migliorarlo, di ampliarlo, sia con le forze comunali e sia anche con le forze dell'associazione ippica, che dovrà fare investimenti pure lei, e quindi su questo profilo noi, questa sinergia tra pubblico e privato che cerchiamo di implementarlo, perché stiamo a un passo migliorare questo impianto e quindi consentire manifestazioni di oltre 400 cavalieri, e quindi per noi diventa veramente un punto di riferimento per tutto il centro-sud. Anche perché è un indotto importante. Eh sì, per noi qui poi la parte squisitamente di manifestazione agonistica è un aspetto, ma per noi che guardiamo e abbiamo l'obbligo di guardare un po' tutto il territorio e quindi sostenere il territorio, per noi è un motivo queste manifestazioni riempiono i ristoranti, i bed and breakfast, quindi attorno a questa manifestazione, a questo centro ippico, stanno crescendo man mano tutta una serie di iniziative private a sostegno proprio di queste iniziative. Quindi per noi è importantissimo, perché è un indotto, tutto l'indotto attorno a questo centro ippico ci fa vivere tutta l'economia, gira tutta l'economia della Valle di Gomino. Oltre alla rassegna jazz, adesso anche i cavalli. Eh sì, noi abbiamo queste due perle ad Atina, ma consentitemi, in Valle di Gomino, perché noi siamo una unità unica della Valle di Gomino, quindi al di là dei territori che sono divisi in comuni, ma insomma guardiamo tutti quanti nella stessa direzione, le eccellenze della valle, oltre ad altre eccellenze, ma insomma queste qui dell'impianto ippico, quindi le manifestazioni di turismo equestro e Atina Jazz sono senz'altro punti di riferimento che ormai travalicano le regioni. Grazie mille, signor Sindaco. Buona giornata.